Intanto diamo la massima attenzione a quello che è un settore portante di questa parte di territorio della Sicilia occidentale. Non possiamo rimanere indifferenti a una situazione che è disastrosa. Davvero, c'è un intero comparto economico, quello della produzione della viticoltura, che è in ginocchio, ma del settore dell'agricoltura in genere. L'obiettivo di questo comunicato e non solo richiedere l'attenzione del governo regionale e nazionale, ma innanzitutto attivare delle misure che sono in parte ordinarie, ma anche in parte straordinarie. Le richieste che noi portiamo, se vado direttamente al nucleo, al fulcro di questa iniziativa, sono abbastanza semplici. La prima è sburocratizzare quelle risorse legate già alla crisi del 2023, fondi che oggi sono già disponibili e che non devono tardare ad arrivare. La Regione Sicilia in questo momento, ce lo possiamo dire, non se la prendano a male il governatore presente né quelli precedenti, la Regione Sicilia oggi attraversa uno stato di crisi sotto il punto di vista della efficienza amministrativa e della burocrazia. Ecco, questi fondi vanno sbloccati immediatamente. Poi c'è il tema della siccità. Ha detto bene il ministro Lollobrigida a Siracusa durante l'inaugurazione di questa kermessa, alla quale ero presente sul palco insieme agli altri colleghi sindaci. La crisi idrica non è più uno stato di emergenza, è uno stato ordinario. È una situazione ordinaria che va affrontata con misure strutturali, non più con misure emergenziali ogni volta di anno in anno. È impensabile che le nostre dighe non vengano mantenute, non hanno lavori di manutenzione straordinaria ormai da decenni e sono quasi inutilizzabili. È impensabile che non ci siano dei progetti minimi efficaci, come per esempio quello del riutilizzo delle acque reflue da depurazione delle città. Parliamo di migliaia e migliaia di metri cubi al secondo se realizzata una grande operazione strutturale. È impensabile essere ancora a conoscenza che le condotte idriche che vanno per i campi sono fatiscenti, bucate, hanno perdite incredibili e quindi totalmente inefficienti a garantire l'irrigazione dei campi. E poi c'è il tema delle cooperative e delle cantine, che nascono come strumento di tutela per dar forza ai piccoli produttori, quindi all'ossatura del comparto, e che oggi sono in difficoltà estrema.